Madame Arcato. Buonasera, temo di essere un po' in ritardo. Oh, il dottor Brenda, l'uomo dalle mani velluto. Buonasera, Madame Arcato. Gradisce un cocktail, Madame Arcato? E io sono Violetta, la moglie. Piacere. In questo momento mi sono sempre devastato. Sente nervosa? Da piccola mi venivano sempre le nausee. Speriamo che l'abbia superata. Luigino e Carletto, apro l'armadietto. Entro il mago e l'altro. Ciao, mi sono incastrato. È una canzoncina un po' sciocca, ma Daphne mi piace moltissimo. Ora vi prego di ascoltarmi attentamente. Quando la musica comincerà, mi metterò seduta e porrò le mie mani sopra le vostre. Vi chiedo di non muovervi o di fare la minima cosa che possa distrarmi. È tutto chiaro? Perfettamente. Naturalmente, non posso garantire che avverrà qualcosa. Può darsi che Daphne non sia disponibile. Ultimamente ha avuto una cefalea. Povera cara. O qualcuno di voi potrebbe avere un'emanazione. Oh! O potrei venire in contatto con qualche brutto distruttore. In che senso distruttore? Voglio che tu ti calmi, finché resterai in piedi non riuscirai a farlo. Eppure gli aborigeni africani ci riescono benissimo. Rimangono su di una gamba sola per delle ore intere. Ma io non sono un aborigeno africano. Che cos'è che non sei? Un aborigeno africano. Che questo che c'entra? Niente, Ruta, hai ragione. Senti, Carlo, tu devi avere uno scopo per fare tutto questo. Non sono così stupida da non accorgermi. Ma non dire stupidaggine, che scopo dovrei avere? Probabilmente avrà
che fare con l'intreccio del tuo nuovo romanzo, ma io non sono disposta a fare da cavia per i tuoi esperimenti. Ruth, Elvira è qui, è in piedi a pochi passi da te. Sì, caro, la vedo magnificamente. Oh. È qui, sotto il tavolo, in compagnia della zebra. Ma Ruth... Non ha nessuna intenzione di continuare a discutere di queste assurdità. Ah, era ora. Vuoi stare zitto? Non ne posso più, me ne vado a letto. Puoi venire a darmi la buonanotte se credi. Lo vedi che ti vuole a letto con lei? Smettila di comportarti come una donna di strada. Ti non ho altro da dire, buonanotte. Ruth! Tu stai cercando di farmi impazzire? Sei crudele! Calma, questo è pazzia, è una specie di crudismo. Giurami che non è altro, giurami che non è altro. Ma è crudismo un po'. Ma Ruth! Ma se la mamma di mio marito venisse ad abitare in casa con lei, sarebbe capace di vedere la cosa da un lato meno nero. Il suo tono mi offende. Non ha nessun diritto di offendersi, perché è tutta colpa sua. Vorrei ricordarmi che l'altra sera sono venuta qui su suo stesso invito. Su invito di mio marito? Io ho fatto tutto ciò che mi è stato richiesto di fare, cioè una seduta spiritica e mettermi in contatto con al di là. Non sapevo che ci fossero altri motivi. Altri motivi? Sì, evidentemente suo marito era ansioso di mettersi in contatto con la sua prima moglie. Mio marito non era ansioso di mettersi in contatto con nessuno. La seduta fu organizzata solamente per trarre del materiale a un romanzo giallo al quale doveva iniziare a lavorare. Devo dedurre che l'invito mi fu rivolto in uno spirito di derisione. Oh no, niente affatto. Voleva solo prendere nota di qualche trucco del mestiere. Trucchi del mestiere? Questo è intollerabile. Non sono mai stata insultata in questo modo. Non abbiamo altro da dirci, signora Consulente. Addio. No, la prego, non se ne vada. Il suo atteggiamento è stato estremamente scortese. E se lei e suo marito siete stati così sciocchi da baloccarsi con l'invisibile per futili motivi e con spirito oltraggioso, tutto quello che è successo è colpa vostra. E per usare una frase corrente, potete cuocere nel vostro plato. Thank you.
E giù! È il pepe, caro. Accidenti. Silenzio e concentratevi. Spettro arcano, amico odiato, che tu non venga richiamato. Pepe, sale, azote, ti ricacci nella notte. Che versi disgustosi. Sta buona, gira. Silenzio. C'è nessuno là? C'è nessuno là? Se sì, batti un colpo, se no, due colpi. C'è nessuno là? Sei tu, Daphne? Scusami se ti disturbo, ma la signora Considine vorrebbe ritornare. Daphne, hai sentito quello che ho detto? Ci puoi aiutare? E ora? Che è successo? Non lo vedi che è caduta in trance? Io sono ancora qui! Sì, si svegli! Si svegli! Me l'ha marcati! Che è successo? Niente! Assolutamente niente! Ma qualcosa deve aver funzionato! È ancora qui? Sì. Eppure è successo qualcosa? Ho sentito come un brivido! Ecco, lo risento di nuovo! Carlo, una volta per tutte, che sta succedendo? Guarda come si vede! Tu prendi! Oh signora! Dove sono adesso? Vicino alle sedie. Le vede! Ti prego, lasciatemi andare, io non ho fatto niente! No, Edith! Sediti qui, fa quello che dice Madame Arcati. È stata lei la cosa di tutto. Domani mattina la licenzio. Domani mattina potresti non esserci più. Ora, alzati e guardami. Ora a destra, e ora a sinistra, ora avanti, e ora indietro. È partito! Partito? È una medium naturale, come nel caso Hutchinson. Ora vuol pregare che sua moglie stare vicina. E Ruth, Elvira? Non ti permetto di comandarmi in questo modo. Neanche io. Mi dispiace, ma devo insistere. Meriteresti che ci rifiutassimo di fare la più piccola cosa. Edith? Sì. Ti sei pentita di avermi combinate così tante? Sì, ma non mancavi. Ed ora, sai quel che devi fare, non è vero? Sì. Oh, Carlo, credo che questa volta funzionerà. Carlo, questo è il mio addio. No, Carlo, smettila, falla smettere subito, devo parlare, devo è dire una cosa. È troppo tardi, Elvira, potevi pensarci prima. Come sei scortese. Carlo, ascolta un momento. Luce! Carlo, volevo dirti che ho visto il capitano Dito molte, moltissime volte e non mi sono mai divertita tanto in villa mia. Non crederti di esserti liberato di noi. Tu non ci vedrai, ma noi saremo qui comunque. Ruth, Elvira, siete qui? Ruth, Elvira, lo so che ci siete. Beh, volevo soltanto dirvi che me ne vado. E quindi è inutile che restiate qui dentro a girare. Malgrado quello che ha detto Elvira, non credo che i spiriti possano camminare sopra l'acqua. Ruth, tu hai detto che sono sempre stato dominato dalle donne. Avevi perfettamente ragione. Ma adesso sono libero. Libero anche di te. E colgo l'occasione per dirne che ne godo immensamente. Lo sapevo. E via, sei stata una stupida a non credere che io non mi fossi accorto della reazione tra te e il capitano Gerson. Ma volevo dirti che a quel tempo Paola Whistler, che mi interessava moltissimo. Subito quello sarei rimasto. Stavi diventando troppo autoritaria. E non c'è niente che mi allontani di più da una donna di questo. Dovresti saperlo. Ad ogni modo, adesso ho deciso finalmente di vivermi la mia vita. Potete fare la casa a pezzi come volete. Ve la lascio. Mi raccomando, Luke, fatti aiutare da me. Continua, insisto.
Ma così mamma mia. Una volta a partire è vivere un poco. Oh, that's all right.